タリア北東部ベネツィア、150もの運河、400を越す橋、ベネツィアは中世以来の歴史を誇る水の都です。ベネツィアの中心である旧市街には車は1台も走っていません。この町の交通手段は全て船です。ベネツィアの歴史は船の歴史。この町の船について誰よりもよく知る一人の男がいます。ジルベルト・ペンゾさん。古くからベネツィアで使われてきた船について研究を続けながら水の都を守るために活躍しています。船の研究家ジルベルト・ペンゾさんはベネツィアの旧市街の中心地に小さな店を持っています。店で売られているのは船の模型やスケッチなど、すべて地元の海で活躍していた船のものばかりです。店を訪れるのはほとんどが船の歴史に興味を持つコレクターや専門家です。Senta, io ho trovato a casa del nonno questo modello di... Bello. Mi può dare qualche spiegazione? Qualche... Beh, questa è, un... sulla... sì, è una tipica barca veneziana da caccia in laguna. Questo era lo sciopon, quindi un grande fucile che serviva per cacciare gli stormi di anatre che venivano attirati con questi piccoli simulacri, no? Che venivano messi in acqua. Gilberto-san の店は船を愛する者同士の情報交換の場ともなっているのです。 Per Venezia la barca rappresenta tutto. C'è un motto veneziano che dice barca è casa, la mia barca è la mia casa. E i veneziani hanno vissuto in barca prima di costruire i loro palazzi, questi splendidi edifici che adesso tutto il mondo ci invidia, e grazie alle imbarcazioni hanno conquistato un impero, hanno raccolto fortune e in tutto il Mediterraneo. Per questo ancora adesso, nonostante la modernizzazione, il veneziano si sposa, vive, nasce e muore in barca. E io direi in poche parole che l'imbarcazione per Venezia non è solo un mezzo di locomozione, rappresenta veramente la vita dei veneziani. Gilberto-san は1954年、ベネツィア近郊のキオッジャという町に生まれました。家は代々造船業を営んできました。小さい頃から船に関心を持ったジルベルトさんは祖父の造船所に通い作業を手伝うようになります。その後電気関係の学校に進んだジルベルトさんは船の世界を離れ化学工場に就職しました。しかし船への愛着を捨てることができなかったジルベルトさんは1978年に工場を退職します。それ以来船の歴史から設計や装飾に至るまでベネツィアの船について研究を重ねてきました。ベネツィアの旧市街に小さな店を持つようになったジルベルトさん、店の裏手にある工房では船の模型作りに精を出します。中世のベネツィア共和国時代、栄光を背負って海を渡った大型帆船の模型。こうした船の模型作りはジルベルトさんにとって楽しみのひとときであると同時に、船のことを具体的に学ぶ何よりの機会なのです。Beh, la mia passione è nata proprio credo nella primissima infanzia, quando si sentono gli odori, i profumi del cantiere, come succedeva a me con quello di mio nonno, è una cosa che ti rimane dentro. Ricordo più il contatto che ho avuto proprio col mare, con l'acqua, era
una piccola giostra che veniva nel paese dove sono nato, dove in una grande come un catino noi potevamo navigare su queste piccole barchette. Io potevo toccare con la mia mano l'acqua, è una sensazione che non mi ha mai abbandonato e ritrovo quando vogo nei canali, quando vado a vela in laguna. È una sensazione che mi appaga e mi dà soddisfazione e mi dice che forse la scelta che ho fatto di abbandonare il mio lavoro di tecnico elettronico e di tornare alle tradizioni, di farle rivivere, è stata la scelta giusta che ho fatto nella mia vita.